Giuseppe Esposito, regista, scrittore, produttore, esce il nuovo film in collaborazione con Victor Deda, Blood Feud, Faida. Di che cosa si tratta? È un film comunque che parla della mafia albanese che è stata trapiantata in Italia con una guerra di camorra con molti attori della serie Gomorra. Appunto, molte immagini sono state girate appunto a Battipaglia. Quando uscirà e dove uscirà? Allora, il 3 e il 4 a Barberino del Mugello, poi Firenze e poi in Campania, anche per dare lustro alle persone che hanno partecipato, appunto persone di Battipaglia, di Napoli, della zona. Il film anticipa quello che è il tuo ultimo scritto, Rap de Plomba, sì. Rap e pallottole. Allora, Rap de Plomba, che sarebbe Rap e pallottole, sicuramente sarà una collaborazione, un seguito con Victor Deda. È un libro scritto da me personalmente quando sono stato in Albania e dedicato a un mio amico fraterno che si chiama David Harrison, in collaborazione con Massimo Vrenna, che abita a Torino. È un film molto bello che parla della tradizione albanese, del Kanun, che appunto ne hanno parlato le Iene. È un film veramente molto bello, una storia molto bella, e la dedico a questo popolo che comunque merita tantissimo, e David Harrison è mio fratello. Sempre attivo sul piano dei film, dei corto? Allora, ultimamente a Polla abbiamo girato un film bellissimo con la regia di Alfonso Bergamo, che è Lia non deve morire, un film bellissimo che avrà sicuramente tanto successo. E poi stiamo preparando un film sulla tragedia del terremoto del 1980, che porta il titolo di Quelle scarpette rosse, con la regia di Luca Landi di Battipaglia. Solitamente tu recluti anche tanti battipagliesi? No, rispondono bene, anche perché io gli faccio fare molte volte il ruolo della loro vita che fanno di tutti i giorni, quindi difficilmente potrebbero fallire. Diciamo che il barista dovrebbe fare il barista nel film, il carabiniere potrebbe fare il carabiniere nel film, quindi le figure che prendo sono quelle figure della loro vita quotidiana inserite in un contesto cinematografico. Sono anni ormai che ti occupi, come abbiamo detto, di cortometraggi e di film. Com'è nata questa passione? La passione è nata con l'amicizia con Nino D'Angelo, con Fatalità, con il film Fatalità. Che ricordiamo, dove sei stato? Sì, uno degli attori nel 1992, poi dal 92 in poi Il silenzio di Lorenzo con Acunzo, La tragedia del treno di Balvano, Battipaglia 1969 e tanti altri. Poi mi diverto pure a fare l'attore con alcuni film, tra cui Gomorra, Suero Latino, Certi bambini. Comunque mi sono divertito senza studiare ed andare in nessun corso di recitazione. Diciamo che il volere è il potere nella vita. Spesso le tue produzioni finiscono anche nelle scuole. Sì. Come... Meno a Battipaglia, però. Meno a Battipaglia. A Battipaglia, purtroppo, tante cose, tanti prodotti dei battipagliesi finiscono fuori. Nessuno è profeta in patria. Vabbè, io a Torino ho lavorato nelle scuole con una proposta. Adesso sono a Grugliascono con un premio letterario e con un'installazione di una lapide dedicata a Totò nello smemorato di Collegno. Mi dispiace solo che a Battipaglia da 10 anni c'è un busto di Totò che è parcheggiato negli uffici tecnici del comune di Battipaglia, che praticamente meriterebbe di essere installato in qualche piazzetta.